scippi, rapine, persone aggredite mentre parcheggiano l'auto o entrano negli androni dei palazzi. È la triste situazione che da tempo si registra nella zona di Viale Gramsci e della Torretta. Dovrebbe essere uno dei quartieri più controllati della città, una delle zone turistiche rinomate di Napoli, e invece il quadrilatero tra Piazza San Nazaro, Via Caracciolo, La Torretta e Piazza della Repubblica è divenuto una delle aree con maggiore incidenza di reati predatori. I cittadini sono esasperati, accusano l'assenza di polizia, telecamere e illuminazione. Che una volta si scippava borsa e se invece oggi si picchia, si rimangono a terra tante persone in loco che non possono neanche difendersi. La sera ha paura a scendere di casa? Sì, io non scendo mai, anzi, meno male che i figli miei sono tutti grandi e sposati, perché altrimenti non vivrei pensando che sta per queste strade, che possono incontrare e che cosa gli possa accadere. Io scendo pochissimo di casa di stasera, però credo che ci sia proprio bisogno di qualcuno che passeggi, un poliziotto o qualcuno in divisa, che cammini qua e anche a Viareto. Io non mi sento proprio per niente sicuro, né qua e né dall'altra parte, quindi non è, perché manca proprio la sicurezza, l'illuminazione, manca tutto. Con una bambina adesso no, e purtroppo è un problema che si è verificato ultimamente, è andato in aumento. Adesso penso che le autorità dovrebbero prendere provvedimenti.